Nell'anticipo dell'ottava giornata nel campionato di Serie D, il Termoli fa il botto, riuscendo a battere una delle squadre più quotate del girone, l'Avezzano, vincendo per 1-0. Un impegno difficile per i giallorossi, che anticipano al sabato. È un primo tempo più per la squadra marsicana, che al dodicesimo si fa vedere su un disimpegno errato della squadra di casa. Il tiro di Golia dal limite, con la facile parata di Lombardo, che si accartoccia sulla sfera. Un giro di lancette al tredicesimo, da cross della destra di Angelilli, che bravo a rimettere indietro. Il tiro di Forte, con la conclusione al volo, con la sfera alta sulla traversa. Quarto d'ora, la serpentina di Esposito, e si fa vedere finalmente il Termoli, che arriva in area di rigore, guadagna il fondo, mette in mezzo un pallone d'oro nell'area piccola, ma nessuno riesce a scaricarla in rete. Capovolgimento di fronte, Senesi se ne va in contropiede, tiro a giro, la palla che schizza sul palo e poi va completamente fuori. Un primo tempo che regala poche emozioni, l'ultima addirittura al 22esimo, con la punizione di Filippini che si infrange sul legno. Con le immagini montate da Alessandro Nardella, siamo nel secondo tempo. Gli Adriatici partono con un passo diverso. Al secondo, Esposito recupera palla quasi al limite dell'area di rigore e chiede e ottiene il triangolo con uno dei migliori, Rinella. Arriva in area di rigore, Pietrangeli alza la gamba, va a commettere fallo, il direttore di gara è lì a due passi e concede il penalty per la formazione giallorossa. Dal dischetto Grossi e Freddo riesce a spiazzare il portiere Cultraro per il gol del vantaggio, quello che poi risulterà vincente per il Termoli. L'Avezzano non ci sta e al decimo ci prova con la punizione di Senesi, ma Lombardo è attento e riesce a parare a terra. Il Termoli cresce alla distanza, tredicesimo, però c'è prima un diagonale in corsa di Senesi che non dà grosse problematiche a Lombardo. Ventesimo, Maiorino da poco in campo, costruisce a destra, palla per Corcione, tiro violento con la palla che termina di poco sul fondo. 27esimo, e ancora Termoli che agisce, la corsia è quella di destra con l'azione ficcante di Maiorino, che da destra mette in mezzo il pallone. Grossi ci prova dal limite, però alza troppo la mira con la sfera alta. 36esimo, da una lunga rimessa laterale per i marsicani, ribatte la retroguardia del Termoli, Verna ci prova dalla lunetta, Lombardo è lì, si accartoccia sulla sfera. 39esimo, Termoli in contropiede, il tiro di Maiorino, ribatte Cultrano, ma Hernandez non riesce a dare quel gap vincente alla conclusione con la sfera che termina alta sulla traversa. Ancora Termoli, scadere. 44esimo, Hernandez ci prova dal limite, la palla però termina alta sulla traversa. In extra time, 58esimo, De Silvestro mette i brividi al Termoli con un tiro. In precedenza c'era stato il parapiglia con le due espulsioni sia da una parte che dall'altra. Primo a fare le spese è stato Pietrangeli per un fallo su Rinella, e poi Cagliazza che per un fallo di reazione ha guadagnato anche lui anzitempo lo spogliatoio. Ma eravamo già in oltre extra time. Finisce con la vittoria del Termoli, che torna ad assaporare il gusto dei tre punti, battendo l'Avezzano per 1-0.